Gli scandali, le sconfitte, le difficoltà nascono dalla mancanza di fiducia in Dio da parte dei credenti, lo ha detto il Papa nell'omelia della Messa del Mattino. Questo brano della Scrittura ci fa pensare com'è il nostro rapporto con Dio, con la parola di Dio. È un rapporto formale? È un rapporto lontano? La parola di Dio entra nel nostro cuore, cambia il nostro cuore, ha questo potere? O no, è un rapporto formale? Tutto bene, ma il cuore è chiuso a quella parola. E ci porta a pensare a tante sconfitte della Chiesa, a tante sconfitte del popolo di Dio, semplicemente perché non sente il Signore, non cerca il Signore, non si lascia cercare dal Signore. E poi, dopo la tragedia, la preghiera questa, ma Signore, che è successo? Ha fatto di noi il disprezzo dei nostri vicini, lo scermo e la derisione di chi sta intorno. Ci hai resi la favola delle genti, su di noi i popoli scuotano il capo. Ma pensiamo agli scandali della Chiesa. Ma ci vergogniamo? Tanti scandali che io non voglio menzionare singolarmente, ma tutti ne sappiamo. E sappiamo di dove sono? Scandali, alcuni che hanno fatto pagare tanti soldi. Beh, sta bene, si deve fare così. La vergogna della Chiesa. Ma se siamo vergognati di quegli scandali, di quelle sconfitte, di preti, di vescovi, di laici. La parola di Dio in quegli scandali era rara. In quegli uomini, quelle donne, la parola di Dio era rara. Non avevano un legame con Dio, avevano una posizione nella Chiesa, una posizione di potere, anche di comodità. Ma la parola di Dio no. Ma io porto una medaglia, io porto la croce, sì, come questi portavano l'arca, ma senza il rapporto vivo con Dio e con la parola di Dio. E mi viene in mente quella parola di Gesù, ma per quelli per i quali vengono gli scandali. E qui lo scandalo è venuto. Tutta una decadenza del popolo di Dio, fino alla debolezza, la corruzione dei sacerdoti.